E oggi stiamo qui tutti insieme con il signore Giuseppe Vitucci. Oggi lui ci parlerà del suo presepe. Allora, signore Vitucci, che cosa vuoi dire? Beh, io quello che voglio dire è che ho cominciato a fare il presepio già da anni in Italia, quando eravamo piccoli, giovanottini, ed ho seguito sempre a fare il presepio sempre per la ricorrenza del nostro Gesù, bambino Salvatore, che per me è la festa più bella del mondo, è la festa più bella dell'anno che noi facciamo. Sì, è una bella È una tradizione. bella tradizione, quindi il resto possiamo vedere, pure quest'anno, come tutti gli anni io faccio questo bel presepio, quindi come vedete adesso si vedono tutti i mammoccetti, tutte le pecorelle, le vacche, tutti gli animalini che stanno intorno, dentro, che fanno parte al presepio. Vediamo, sì, come già sta riprendendo, è bellissimo insomma il presepe, per me è bello. Poi arriva il giorno proprio di Natale, faccio le cartoline di queste presepi e le comincio a spedire per tutti i miei amici, sia al governo canadese, federale, sia al governo provinciale dell'Ontario, sia al vescovato di Hamilton, e sia al vescovo di Sulmona in Italia. Questo vanno dappertutto, che gente che io conosco. E adesso vedete tutti gli animalini. Quindi questa tradizione è bellissima, è bello anche perché per chi lo fa, Patrizia sta cattucci, la vuoi fare in genere? Qui si mamma, ma sta trovando più piatti di chi buona. sì, questo è per esempio Gesù Bambino, la Madonna, San Giuseppe, la Vaccarella, l'asinello, sono tutto come è prescritto, che della nascita di Gesù Bambino, che infatti la vaccarella e l'asinello riscaldavano Gesù Bambino perché era freddo, con il loro. Ecco, adesso poi andiamo, questa è una chiesetta con tutte le persone di dentro alla chiesa. Vedete? Poi questa sarebbe la torre di Pacentro, il paese dove Giuseppe è nato, dove io sono nato. Questa è la torre. Questa è qua. Sì. Ecco, poi ci sono i guerriglieri di i Romani, l'epoca del Roma Impira. Quindi abbiamo il presepio, sta combinato un po' bellino, insomma. Poi ci sono tutto questo qua, i ministri canadesi, questi sono tutti i ministri che hanno amministrato qui in Canada dagli anni fino a adesso. Come vediamo, sono tutte personalità che hanno fatto portare avanti tutta la nazione del Canada, tutti i ministri, tutti qua stanno qua, vedi? Poi c'è anche Pacentro là, per esempio, il paese Pacentro dove Giuseppe è venuto, sì? Come vedete, quello è un tenore, un amico di Giuseppe che vive in America, che si chiama quindi Piccirilli. E poi ci sono tutti i ministri, vedi, c'è Lon Pietro Elio Trudeau, Sergio Marchi, Lino McLeod, Jean Chrétien, Paolo Martin, stanno tutti qua, insomma, vedi.
Anche io ho seguito, c'è anche cose come queste sarebbe quando io sono andato come si chiama la Punta Cana. Quando stavamo per scendere l'aereo, allora abbiamo scattato anche queste fotografie. John Turn, pure sta qua, quello è pa centro. Sono tutti belli ricordi, insomma, che ogni volta noi vediamo, ricordiamo quelle che più o meno abbiamo fatto. Questi sarebbero proprio tutti i ministri del federale, il governo federale. Piero Elitritopa, Martini, Gian Cretien, tutti quanti, insomma. Quindi è così che anche quest'anno siamo arrivati a questo Santo Natale. Ci auguriamo a tutti che godono questa bella Natale e che fanno un felice anno nuovo del 2011, anche a questi auguriamo che stanno all'ospedale, che sono malati, non possono giocare questa bella festa di Natale, auguriamo anche a loro che siano felici e che enjoyano tutto questo. Quindi adesso vediamo i re magi, vedi? Questi sarebbero i re magi, alla quale il primo nome si chiama, come si chiama? Vediamo se mi ricordi. Baldassare. Poi gli altri, come si chiama? Gaspari. Questi sono i nominativi dei i tre re magi. E Melchior. E Melchior, vedi? Sarebbe Baldassaro, Gaspari, e Melchior. Questi sarebbero i nomi dei i re magi. Quindi vedete, per me ho cercato di fare il meglio possibile di far vedere il presepio per la nascita di Gesù Bambino, è venuto bellissimo. Quindi auguro di nuovo a tutti una felice buona Natale, un felice e un prospero anno nuovo 2011. Ciao nonno. Ciao, tante belle cose a tutti, un cordiale saluto per tutti. Grazie signor Vitucci. Prego, prego, signora Patrizia. Auguriamo a tutti un felice anno nuovo e buon Natale a tutti. E tu, già sua voglio dire. Poi qua sono tutte le... Qua per esempio è il bar che c'ha il signor Vitucci, che vuol bere la... Quello è Raffaele. Lina, mia moglie, quella se ne va sempre alla cucina, perché appena abbiamo finito di mangiare, ci sono state tante... Va bene. Ciao nonno. Ok, ciao. Grazie Gabriella. Ringrazio Gabriele perché ha preso parte di questo bel presepio. È finito.